pronti? 1, 2, 3. Subito valido il primo segnale con lo scatto di Pepita lungo i birilli, parte molto forte. Numero 2, Panther squalificato. OK con il galoppo di Paperino al pari del numero 5 di Pendrago DVM, cavalli che vanno al primo riferimento cronometrico in 16, in 14 e 6, con concorrenti che vanno sulla dritta di fronte, comanda Panther OR, sempre tallonato da Palisander. 14 e 7 di frazione, nel frattempo viene su via molto forte Pan di Girifalco, numero 13 dello schieramento, che in numero breve va a chiedere strada e diventa il nuovo leader della contesa, i 600 in 45, 44 e qualcosa da parte del nuovo battistrada, vale a dire Pan di Girifalco, che ora viene accompagnata all'esterno da Paco de Santana, numero lungo 11, i berilli e sempre Panther OR con Pan di Girifalco che va a parlare praticamente Davide Di Stefano con il numero 9 di Paco de Santana, che vuole correre davanti, lo va ad attaccare, il primo chilometro va via in 1.16 e 3, si sono formate nel frattempo varie pariglie con in quarta posizione troviamo Perno Axe, più staccati gli altri concorrenti, vale a dire Power Action e Privacy de Gloria, che non sono stati praticamente della partita, con cavalli che vanno sul penultimo rettilineo, Pan di Girifalco e Paco de Santana a menare la danza al comando della corsa, con la mossa ora di Perno Axe che va nell'anti, intanto c'è cede Paco de Santana, e allora si avvicinano il numero 1 di Panther OR, ma soprattutto Perno Axe che va a scattare, ad andare su Pan di Girifalco con Perno Axe che lo vola via per il momento prima dell'ingresso in dirittura di arrivo, con Perno Axe che scappa via, Pan di Girifalco che cerca di mantenere almeno la seconda posizione, a seguire troviamo anche il numero 1 di Panther OR con il rush finale a largo di tutti da parte del numero 10 di prima OK, che va a conquistare un ottimo quarto posto, il quinto dovrebbe essere ad appannaggio del numero 8 di Publio, però è tutto da rivedere. La vittoria per Perno Axe e Romolo Ossani, 9.31 la quota al tot nazionale, al secondo posto Pan di Girifalco, numero 13 dello schieramento, terza posizione per il numero 1 probabilmente, ma avvicinato nel finale appunto da prima OK, per cui sarei un attimino cauto per la terza moneta. Andiamo a rivedere il fermo immagine, sì, il 10 all'esterno di primo OK, all'interno l'1 di Panther OR e poi il numero 8 di Publio che va a conquistare l'ultimo compenso utile per quel che concerne il quintè. 2.37.2 il tempo totale da parte del vincitore, 1.15.6 il ragguaglio al chilometro, l'ultimo quarto in 29 tondi tondi, la vittoria per Perno Axe, Romolo Sani, 9.31 la quota al tot nazionale, ancora un replay, al secondo posto il numero 13 di Pan di Girifalco, al terzo il 10 di primo OK, al quarto l'1 di Panther OR, al quinto l'8 di Publio, ma io aspetterei sempre la conferma da parte del ufficiale, del giudice di arrivo, i numeri 16, 13, probabilmente 10, 1, 8, il probabile ordine d'arrivo numerico ed ufficioso. Non mi resta altro che salutarvi da parte di Nino Salerno, la più cordiale buonasera e appuntamento a venerdì 1 marzo 2013 con inizio alle ore 15. Vi ricordo ancora una serata, una giornata con la corsatrice nazionale come ultima corsa del convegno.